fare qui? Distrutto la porta d'ingresso. Allora, la bomba sarebbe esplosa, anzi è esplosa all'1:15 praticamente, noi siamo accorsi immediatamente qui sul posto. E il negozio dovrebbe essere quello di Bebop, e come si vede è praticamente distrutto e non è molto lontana da quanto accaduto la scorsa settimana al negozio appunto di articoli orientali, che sappiamo bene, la media è quella di una bomba a settimana. I vetri sono praticamente ovunque, siamo nel cosiddetto viale della stazione, siamo in pieno centro di Foggia, all'1:15, quindi all'1:15 è esplosa questa bomba che ha portato giù la maggior parte delle persone. Come vedete l'arrivo dei vigili e delle forze dell'ordine è stato praticamente immediato. È impossibile non aver sentito quanto è accaduto. Stiamo riprendendo in presa diretta, è un quarto d'ora dopo quanto è successo. Come vedete continuano a crollare calcinacci e strutture del negozio. Il negozio dovrebbe essere, ripetiamo, quello di Bibo, quindi è un negozio di proprietà, almeno a quanto ci risulta, è proprietà comunque di italiani o comunque di foggiani, quindi non c'è in questo senso alcun accanimento in nessun senso, anzi siamo letteralmente nel pieno di una sorta di guerra, almeno quello sembrerebbe, noi l'abbiamo scritto già altre volte, quindi questo.